Umberto of Naples, in cooperation of Pietramelara CTV, proudly presents to the community the well-known program Italo-American Community Events. Sì, amici, dagli studi televisivi Pietramelara di New York, va in onda a quest'ora il noto programma Italo-American Community Eventi, eventi sociali, culturali e ricreativi. A tutti, buon divertimento! Ok, ciao a tutti, and welcome to another edition of Italo-American Community Eventi, sociali, culturali e ricreativi. Sì, amici, benvenuti ad un'altra edizione di Italo-American Bandstand, come dice Marcello Pasquino. What are we gonna do tonight, Roberto? Well, Marcello and Pasquino, tonight you're gonna keep quiet because we have something important, something that we're gonna be connected to Italy in Pietramelara Caserta, where there'll be the orchestra of Russian orchestra directed by Leonardo Quattrini. E so, hai capito? Devi fare silenzio. Ok, sì, amici, questa fra qualche istante ci collocheremo con Pietramelara Caserta, dove c'è l'orchestra di un'orchestra russa diretta dal maestro Leonardo Quattrini. A tutti buon ascolto e a risentirci più tardi, va bene? Ok, you're gonna keep quiet? Sì, dobbiamo far silenzio, Marcello, perché è importante, ci collegheremo con Pietramelara Caserta, ho capito? Pasquino, ok, so, keep quiet, ok, fate silenzio e ascoltiamo l'orchestra russa e ringraziamo il nostro direttore tecnico del video, il signor Pietro De Nino. Grazie Pietro. Ok, take off, you're gonna via satellite, Marcello, yes, via satellite, from here and there, Caserta, ok, take off, technician. Ringraziamento al comitato che organizza la serata con il patrocinio del comune di Pietramelara. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Siamo in una location diversa rispetto agli scorsi anni, però stiamo benissimo anche qui, soltanto che la scalinata solitamente l'avevo alle spalle, stavolta invece ce l'ho di fronte. Siamo in tanti e siamo pronti a vivere una serata di grande musica con l'orchestra sinfonica Tchaikovsky dalla Repubblica di Udmurtia. Salutiamo questi musicisti come si conviene. Un grande applauso, un applauso nel quale uniamo anche gli amici del coro lirico di Craiova Brasoffa, che ancora una volta sono qui in Italia per regalarci insieme all'orchestra, insieme ai solisti, una grande serata di musica. Io voglio subito dirvi alcune cose. Intanto la serata sarà caratterizzata per buona parte da opere di Giuseppe Verdi, l'indiscusso maestro, il maestro per eccellenza. Quest'anno, 2013, vengono ricordati i 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi e quindi è giusto dare spazio alla sua produzione sterminata, 27 opere all'attivo, tutte molto belle. Naturalmente sono state scelte delle pagine particolarmente affascinanti dal repertorio del maestro da proporre qui a Pietramelara, dove c'è un pubblico sempre molto esigente. Questo devo dirlo in tutta sincerità, il sindaco Luigi Leonardo, che qui in prima fila sorride, ma è vero, le cose stanno proprio in questo modo, perché evidentemente Pietramelara era una piazza bandistica, poi è diventata una piazza da grande orchestra, perché la collaborazione con il maestro Quadrini, che tra breve sarà qui a dirigere, è abbastanza lunga nel tempo, quindi è venuto qui con grandi orchestre, con grandi solisti, con grande repertorio. E poi come poteva non continuare questa collaborazione, visto che Leonardo è lui e Leonardo è il sindaco, Leonardo Quadrini, in quel caso il nome Leonardo, Luigi Leonardo il sindaco, una collaborazione comunque che va avanti nel segno della grande musica. Bene, diamo un'occhiata al programma. Fin da ora voglio anticiparvi, cosa che normalmente non faccio mai, voglio anticiparvi quello che accadrà stasera.
Ascolteremo un momento molto importante, esaltante, dalla Ida, opera verdiana realizzata nel 1871. Beh, lo dico subito, il finale del secondo atto con la marcia trionfale, il coro, le danze, è davvero molto bello. Poi andremo a pescare qualcosina nella produzione verdiana del primo periodo, siamo nella trilogia popolare, La Traviata. Vedete ora i solisti e il maestro Quadrini, la serata è di quelle da non perdere e da non dimenticare. Ho detto praticamente tutto per quanto riguarda la fase iniziale, sono pronto quindi ad annunciare il primo momento dalla Ida di Giuseppe Verdi, coro, marcia trionfale e danze, finale del secondo atto, Grande Orchestra Sinfonica della Repubblica di Udmurtia, coro lirico di Craiova Brzozow, a dirigere il maestro Leonardo Quadrini.
caso di dirlo, una via di concerto trionfale con marcia trionfale, il coro e danze dal secondo atto, finale secondo atto dell'Aida di Giuseppe Verdi, opera celebrativa per l'inaugurazione del canale di Suez. Per quest'opera Verdi incassò tantissimi soldi per l'epoca, pensate che gli avevano offerto soltanto per un inno celebrativo 80.000 franchi dell'epoca. Poi per quanto riguarda l'opera invece si misero d'accordo su una somma ben più cospicua. Però Verdi, è vero, nella sua carriera incassò tanti soldi, ma li utilizzò anche bene, realizzando addirittura una casa di riposo per artisti. È quella casa di riposo dove lui è sepolto a Milano. Poi parleremo ancora di altre note biografiche di Verdi, perché adesso continuiamo ad ascoltare grande musica. Stavolta con un'opera che debuttò nel 1875 all'Opéra Comique di Parigi. L'autore Georges Bizet, grande fiasco la sera della prima, poi grande successo. L'opera è Carmen, da cui ascolteremo l'Allegro, poi La Valera con la voce di Daniela Iliuta, mezzo soprano, e ancora con Toreador, e la voce sarà quella del baritono Gianfranco Zuccherini. Ma subito Allegro. Thank you.
danze, non feci danze, anche se passa di me. Non è che sei san, non è che sei san, le tue salse, non è san, non è brie, il salse, i ladri frate, al sciabarrugle, altre bambine. In quest'aria famosissima da Carmen, poi Gianfranco Zuccarino con Toreador. Bene, siamo pronti ad andare avanti, perché stiamo risolvendo qualche problema che si è verificato sul palco, vedremo poi di cosa si tratta, forse un malore dovuto al caldo, e capita purtroppo. E diciamo che i prossimi momenti saranno un pochino il trailer, il prossimamente, per quello che vedete qui. La Traviata che si terrà, verrà allestita il 1° settembre in piazza Matteotti a Caserta. Stasera ascolteremo dalla Traviata alcune pagine davvero memorabili, a cominciare dalla primaria che intona Violetta. Violetta ha ricevuto appena la dichiarazione d'amore da parte di Alfredo, resta sola e comincia ad interrogarsi. Ho sempre cercato il grande amore, ora è arrivato e ne è quasi spaventata. Ne è spaventata al punto che afferma: io voglio continuare a vivere come ho fatto finora, folleggiando di gioia in gioia. Quindi una Violetta dalle due facce, dalle due anime, difficilissima da rendere, perché richiede davvero delle doti interpretative particolari e notevoli. Doti interpretative che noi ritroviamo per intero in una cantante che è stata già qui a Pietramelara, l'avete già applaudita, lo farete anche stasera, con Estrano, sempre libera del Gio, dalla Traviata, Fernanda Costa.
Questo è soltanto un trailer, abbiamo già conosciuto però la Violetta che poi è concretizzato. Siamo nel secondo atto della Traviata, casa di campagna, e Alfredo ragiona quasi tra sé e sé. Sono passati 3 mesi da quando lei ha abbandonato ogni agio, ha abbandonato le grandi feste per vivere qui con lei. E è riuscita con il suo sorriso a rendere più docili i miei ardori giovanili. Tutto questo canta nell'aria che si intitola Lunge da lei per me non maledetto. Eccolo, sta per arrivare Francesco Malapena. Francesco Malapena, e quindi viene Violetta, viene convinta proprio da Germont a lasciare Alfredo, ed ecco che torna alla vita di prima,
e torna ancora una volta alle grandi feste. Stavolta si trova in casa di Flora, che ha dato una festa in maschera, dove troviamo tutte le signore in abito da zingarelle e i signori invece di matador, mattatori, così come è scritto nella partitura. Un momento molto allegro con questa danza dal carattere gitano, zingarelle e mattatori. Thank you.
una grande festa in maschera in casa di Flora, quindi il balletto, tutto. Tu voi immaginate di vivere queste scene con i costumi indosso, con le luci, come scenografie, davvero molto, tutto molto bello, da vedere, da seguire. Proviamo a immaginare di trovarci in teatro, oppure davanti a una scena già pronta proprio per la Traviata. Preludio, luci spente, e poi una grande luce in un salone ben arredato, con questi costumi bellissimi, nobili donne, nobili uomini, e un brindisi. Il brindisi più famoso della storia del melodramma. Stiamo facendo un passo indietro, perché eravamo già nel secondo atto, torniamo invece all'inizio dell'opera con questo brindisi della Traviata, un brindisi che faremo insieme a Francesco Malapena e Fernanda Costa, naturalmente con la direzione del maestro Leonardo Quadrini. Francesco Malapena, Fernanda Costa con il maestro Leonardo Quadrini. E a questo punto siamo pronti ad ascoltare appunto il coro degli Ebrei Erranti, Va pensiero, da Nabucco di Giuseppe Verdi.
All right, what I want to ask you now, the Thai and our dissociation ended, so I'd like to say ciao ciao and arrivederci. Sì, sì amici, il tempo è a nostra disposizione e volate via, ringraziamo. Vi ringraziamo per le numerose telefonate. Il merito non è nostro, ma va all'orchestra di russa diretta dal maestro Leonardo Quattrini.